Tigre. Opera di Casi 23. La grossa testa di una tigre bianca e nera mi guarda. È al centro di strane geometrie color dell'asfalto e del cemento. Come strade, con le linee di mezzeria color pomodoro maturo. Lo stesso colore degli occhi della tigre. Bizzarri percorsi metropolitani che si interrompono, girano, si intersecano e sostengono l'importante muso felino. Queste vie paiono una scrittura a me incomprensibile. La tigre mi guarda, beffarda. Ma come? Non lo capisci? Qui c'è scritto il mio nome e la mia tag, cioè la mia firma. Possibile? E allora comincio ad analizzare meglio il graffito. Posso toccarlo. È liscio. Parte da terra ed è alto come me. Se tengo il braccio teso in alto, è lungo 10 passi. E in alto, lì a destra, c'è scritto 23. Intrappolato in una gigantesca Y. Che cos'è? Un Y sbilenca? Ma la tigre continua a sogghignare. Segui la strada e avrai la soluzione. E allora mi impegno. Tigre, mi sfidi? E accetto la sfida. Si comincia a sinistra con una specie di K, la prima lettera, e poi c'è un congiungersi strano, un po' disarticolato, di due strade, forse una A, la seconda lettera, due tornanti opposti, una S, certo. L'ultima la so già, è una Y con il 23 in mezzo. Casi 23, sei tu la tigre! Tutto il graffito è incorniciato, sembra una grossa etichetta che firma questo tratto di muro limpida e azzurra, come un cielo di primavera ma anche di autunno, direi. Casi 23. Grazie. La tigre ha parlato all'animale che mi porto dentro. Mi ha detto: smettila di accontentarti della prima impressione. Il mondo vive a 360 gradi. Non arrenderti.